Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Mentre il pubblico sta ancora cercando di comprendere per quale astruso motivo Pier Silvio Berlusconi, i futuri naufraghi dell'Isola dei Famosi 2024 non potrebbero avere dei tatuaggi come la cosa potrebbe compromettere il reality, Vladimir Luxuria sarebbe nei guai. La criticità riguarderebbe il cast, slittamento? Sembra che con questo andazzo potrebbe addirittura saltare la tradizionale copertina della conduttrice con i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2024. Un problema non da poco, dal momento che il debutto del format sarebbe previsto l'8 aprile. Il cast sarà svelato su TV Sorrisi e Canzoni? Diversi problemi in vista. Isola dei Famosi 2024, la brutta notizia per Vladimir Luxuria. Sarà la prima volta per Vladimir Luxuria alla conduzione di un reality che le ha regalato già moltissimo. È stata anche lei una naufraga nonché vincitrice della terza edizione e negli ultimi due anni ha supportato Ilary Blasi, diretta dopo diretta, nei panni di opinionista. L'Isola dei Famosi 2024 è una grande novità per lei, peccato l'ultima indiscrezione diffusa in queste ore da TV Blog. La conduttrice avrebbe già problemi. Lo stesso sito ha confermato la presenza di Sonia Bruganelli e il giornalista del TG5 Dario Maltesi, così da portare avanti il filone di rigore e giornalismo che Cesare Buonamici avrebbe dovuto portare affiancando Alfonso Signorini nel Grande Fratello 2023, come opinionisti. Ci giunge notizia che, probabilmente, non ci sarà la copertina di TV Sorrisi e Canzoni col cast, perché la formazione è ancora in alto mare, si legge. Per il momento è stato fatto il nome di Joe Bastianic, Edoardo Franco e Marina Suma. Loro sarebbero i pochi certi secondo le testate di gossip e televisione. Sarebbero invece ancora del tutto incerti l'inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa, l'ex vippona del GF VIP 5 Matilde Brandi, le icone di Amici di Maria De Filippi Albe e LDA figlio di Gigi D'Alessio, e la giurata popolare di Ballando con le Stelle Rossella Erra.